Questo programma è offerto da... OnRace.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Ben ritrovati a tutti amici di OnRace TV, siamo all'interno degli studi di Sport Italia e oggi vi racconteremo la storia fantastica e incredibile di due drivers, ma loro non sono semplici piloti, ma sono molto molto di più. Infatti abbiamo con noi papà e figlio Galbiati, ve li presentiamo subito. Abbiamo innanzitutto presentiamo il più grande, andiamo per anzianità, papà Omar. Buonasera a tutti, ciao Ricky. Ciao Omar. E poi di fianco il figlio, come vedete anche lui con la tuta, Chico Galbiati. Buonasera a tutti. Ecco, come abbiamo introdotto la nostra puntata, oggi racconteremo questa storia fantastica perché a differenza di tanti drivers che corrono da soli, loro affrontano il loro weekend di gare in due. Naturalmente in due categorie differenti, perché uno è il campione italiano GT 2014 e quest'anno impegnato nel campionato sempre italiano GT a bordo, pensate, di una Lamborghini. L'altro, il più piccolo, nella propedeutica Formula 4. Iniziamo da Omar. Questa passione da dove nasce? Ma nasce da fin da piccolo, un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino di correre in macchina, ma purtroppo per vari motivi all'epoca ti davano soltanto il pallone per giocare in cortile. Quando poi sono riuscito a coronare questo sogno, ovvio, non avevo più 20 anni, ma alla fine ce l'ho fatta. Adesso spero che lui riesca a fare, a ripetere le mie gesta, o addirittura, perché no, battermi. Ecco, Chicco, tu sin da quando avevi 5-6 anni hai seguito in pista papà Omar. Dentro la tua testa, quando è che ti è scaturita la voglia di vestire anche te una tuta e calarti nell'abitacolo di una Formula 4? Tra l'altro sappiamo che il kart tu l'hai saltato. Eh sì, appunto, io fin da bambino volevo subito saltare sulle macchine, cercando di saltare appunto i kart, che purtroppo non li ho fatti. E appena sono riuscito a trovare un'occasione da mio padre, l'ho colta subito al volo, cercando di fare il meglio possibile. Ecco, avete ancora sulla tuta, non per altro, ma perché la stagione agonistica è appena terminata. Ma prima di andarvi a raccontare nel dettaglio il 2015 di Omar e Chicco Galbiati, noi vogliamo fare un salto indietro. Un anno fa, esattamente, Omar Galbiati si laureava campione italiano GT a Monza sulla sua Porsche. E noi abbiamo preparato una bella videoclip molto emozionante che riassume questo ricordo strepitoso. Finalmente campione! Questa è la frase che meglio riassume la grande stagione 2014 del pilota lombardo del team Antonelli Motorsport, Omar Galbiati. Arrivato alla vigilia dell'ultima prova di Monza con un leggero margine di vantaggio, solo 2 punti sui diretti avversari Tempesta e Iacone, Galbiati ha affrontato l'intero weekend con la massima concentrazione, cercando in tutti i modi di studiare insieme al team e al compagno Passuti la migliore strategia di gara. Il titolo di campione italiano al termine del weekend monzese è stata la consacrazione di una stagione fantastica per il driver Omar Galbiati, che entra così di diritto nell'albo d'oro della categoria GT. Queste le parole di Omar Galbiati al termine della corsa. È stata una stagione dura fisicamente e psicologicamente e adesso voglio davvero godermi questa vittoria insieme a tutti coloro, Gaga Milano in primis, che mi hanno supportato in questa avventura. Un ringraziamento speciale anche a mio figlio Chicco e a mia moglie Marta, che dai box mi hanno sempre guidato nel modo migliore.
police. You dig me? You got me? Omar, com'è rivedere queste immagini a distanza di un anno? Ma è molto emozionante, sembravano ieri e è passato già 12 mesi alla fine. Qual è il ricordo più bello che conservi ancora? Ma il ricordo più bello, gara 1 di Monza, una gara difficile, siamo arrivati con molta pressione, gara 1, dovevamo vincerla a tutti i costi e l'abbiamo dominata dal primo all'ultimo giro. È stato fantastico anche perché il team ci ha supportato, grazie anche al mio compagno Cristian Passuti che ha fatto un lavoro immane e tutto il team Antonelli che sono stati straordinari. Ecco, poi dal 2014 siamo entrati di diritto nel 2015, nuova avventura, campionato lo stesso ma nuova performante e velocissima vettura. Sei passato dalla Porsche alla Lamborghini Huracan. Com'è stato questo salto sicuramente importante per te? Ma il salto è stato molto, ma molto importante, anche perché poi io sono arrivato a Monza nella gara del GT non avendo mai provato la macchina. Ma Marco Antonelli mi ha detto sali e guida e vedrai che non avrai problemi. Nelle libere di Monza la macchina è stata entusiasmante a dir poco rispetto alla Porsche, un po' più facile, però una potenza disarmante. Mi sono trovato subito a mio agio, tanto è vero che poi domenica ho vinto la gara. Quindi debutto col botto. Debutto col botto e ho rivinto Monza quasi subito praticamente. Dopo qualche mese avevi lasciato lo scettro di campione italiano per poi ricalarti su questa vettura che stanno scorrendo le immagini, veramente sensazionale, per vincere. Ecco, non l'abbiamo detto in apertura, quest'anno Omar Galbiati non ha partecipato a tutte le gare del campionato perché quest'anno, occhio vigile, sempre nei weekend di corsa, al figlio Chicco che ha debuttato. Ma quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' diversa, visto che lui ha iniziato la sua carriera in un campionato comunque difficile. Ho cercato di, nei weekend che non correvamo insieme, di stare più vicino a lui, quindi dedicarmi maggior parte a lui, standogli vicino con l'esperienza, spiegando tutte le cose nel migliore dei modi e rinunciando a qualche gara, anche perché quest'anno non avevamo ancora velleità di campionato, visto che la macchina è nuova e sarà per l'anno prossimo, diciamo, il top per poter competere, per ripetere, speriamo, ancora il titolo. Ecco, quindi stai già lanciando una sfida a tutti i tuoi rivali e piloti che ci stanno seguendo. Sicuramente il 2016 ci saremo. Bene, bene. Ecco, Chicco, quest'anno hai fatto sudare 7 camicie ai box a tuo papà Omar. Tra l'altro più volte ci ha detto che lui è più teso quando corri tu che quando si mette la tuta e il casco lui. Anch'io quando lui corre sono sicuramente più teso rispetto a quando corro io, anche perché è sempre difficile stare al di fuori della macchina. Ecco, torneremo a parlare con Chicco tra poco. Prima volevo chiedere a Omar un bilancio della sua stagione 2015. Ma guardando come è iniziata la stagione, che è arrivato praticamente con 0 chilometri da pilota in un campionato, il Formula 4, molto combattuto, diciamo una stagione molto positiva, sempre in crescendo, facendo sempre degli ottimi risultati, arrivando nel top 10, quindi poteva anche fare qualcosina di più se fosse stato un po' più fortunato, ma da un lato va bene così perché ha fatto una bella esperienza, secondo me. E in pillole la tua di stagione? Ma la mia bene, perché le 3 gare fatte con la Lamborghini abbiamo fatto 3 podi, quindi meglio di così non potevo ambire, insomma. Ecco, la potenza di questa Lamborghini è molto, come abbiamo già sentito, è molto molto alta e prestazionale. È più facile la Porsche? Ma allora, dobbiamo sfatare un attimino questo mito che la macchina Lamborghini può essere più facile. In realtà è più potente, ha più sound e quindi ti trasmette ancora più emozione dalla Porsche. Ovvio che la Porsche è molto più complicata, non avendo i sistemi elettronici, la guida al limite. Però la Lamborghini ha un fascino anche lei unico. Ovvio, la posizione di guida per chi è alto e non dal fisico da pilota non è comodissima, però ha un'emozione interessante. Ecco, quindi sicuramente abbiamo già intuito che per te l'anno prossimo si parlerà di Lamborghini. Ma la proposta del team è quella, adesso valuteremo insieme la strada,
perché comunque è il futuro, è una macchina nuova, va comunque sviluppata nel migliore dei modi e si spera che per diverse stagioni possa essere il top. A rientro dal primo break pubblicitario, passeremo la palla questa volta a Chicco Galbiati, dove vi parleremo tanto di Formula 4 e della sua stagione 2015. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Bring the action. Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2015. Vieni a correre nel Tempio della Velocità di Monza, non farlo in strada. Ecco Chicco, come abbiamo già anticipato nella prima parte di trasmissione, quest'anno hai fatto sudare davvero 7 camicie a papà Omar nei box, regalandogli sì tante tensioni ma anche tante tante emozioni. Primo anno per te in Formula 4, anno di debutto anche come pilota perché come già anticipato non hai mai corso in kart, hai voluto fare subito il salto nel motorsport che conta con queste velocissime propedeutiche Formula 4. Com'è stata l'annata? Beh, l'annata è stata veramente fantastica. Fin dalla prima gara ci siamo comportati bene, pur soffrendo perché appunto non avendo un'esperienza con i kart era sempre difficile per me, soprattutto per la macchina e per i nuovi circuiti. Però poi da metà stagione in poi, con il primo punto del Mugello, abbiamo cominciato a combattere prima per la metà classifica e poi per i primi 10. E alla fine, nell'ultimo round di Misano, ce l'abbiamo fatta, anche se non siamo andati a punti, però comunque sono sempre stato nei primi e potermela giocare con loro è stato veramente bello. Quanto è importante per te aver avuto quest'anno dai box un campione italiano GT 2014 che ti desse i consigli? Beh, sicuramente è stato molto importante perché i suoi consigli sono veramente molto importanti per me. Io ogni gara ho cercato di metterli a punto e sicuramente avere un papà così è molto avvantaggiato. Si arrabbia poi a casa anche quando finisce la gara? Beh, sicuramente qualche volta ci sono stati degli errori sia miei di inesperienza che poi abbiamo valutato, ne abbiamo parlato e dopo siamo riusciti a migliorare tutto. E Omar, Chicco è uno che si arrabbia più di te ai box quando è in radio che ti parla durante le corse? Ma paradossalmente è che quando lui era al muretto box e parlava a me, me diceva di tutti i colori, se non rendevo, se non facevo quello che dovevo fare. Facendo l'opposto, se io dico qualcosa, lui non ascolta, fa finta che non va la radio. Ah, cioè, bene. Non è... e diciamo che è un po' più tranquillo sotto questo profilo, non è sanguigno, diciamo, la radio. Ecco, noi adesso li vediamo papà e figlio Galbiati nei nostri studi televisivi, ma quello che è divertente arriva adesso. Noi presso l'autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico le abbiamo realizzato una divertente intervista doppia. Sentiamo com'è andata.
Nome? Omar. Emiliano. Cognome? Galbiati. Soprannome? Nessuno. Chicco Galbiati. Saluta tuo figlio Chicco. Ciao Chicco. Saluta il tuo papà. Ciao papà. Ora fagli una linguaccia. In quale categoria corri? Campionato italiano GT Gran Turismo. Formula 4. Cosa si prova ad essere pilota? Molte emozioni. Una sensazione fantastica. Com'è il rombo della tua Lambo? Wow, impressionante. Facci sentire il rombo della tua Formula 4. Wow, molto bello. Fai la faccia di quando ti sorpassano. Ora fai la faccia di quando sorpassi. Qual è il tuo pilota preferito? Michael Schumacher. Felipe Massa. La tua gara più bella che ricordi? Imola 2014 e Monza alla finale del campionato 2014 quando ho vinto il titolo. Mugello 2015. E invece la più brutta? Le Castellet 2010 sotto il nubifragio. Imola 2015. La tua pista preferita? Imola. Misano. Quella che non sopporti? Valle Lunga. Imola. A quanto arrivi di velocità in fondo al rettilineo di Monza? Circa 275-278. 245 km orari. Una cosa che dici sempre a Chicco prima di una gara? Vai maledetto! Una cosa che dici sempre a tuo papà prima di una gara? Di non fare cavolate alla prima curva e di arrivare sempre alla bandiera a scacchi. Sei più teso quando corri tu o Chicco? Chicco. Sei più teso quando corri tu o tuo papà? Quando corre mio padre. Qual è il tuo sogno nel cassetto? L'ho già realizzato. Partecipare alle 24 ore di Le Mans. Guardandolo, digli qualcosa a Chicco che non gli hai mai detto. Chicco, sei un grande pilota e ti voglio bene. Guardandolo, digli qualcosa a tuo papà che non hai mai detto e fallo qui davanti alle nostre telecamere. Papà, sei un grande. Bene, ora saluto a tutti gli amici di O'Race TV. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Vi sono piaciute le risposte che ognuno dei due ha dato? Sì. Molto divertente. Ecco, durante una corsa abbiamo già detto che vi parlate ai box. Questo essere papà e figlio e naturalmente affrontare i weekend di gare insieme vi rende anche più complici nella vita di tutti i giorni, penso. Beh, sicuramente noi ci alleniamo anche insieme, facciamo tante cose insieme. A parte quando lui va a scuola, poi la maggior parte della giornata o del weekend siamo sempre insieme, quindi c'è una simbiosi unica, secondo me. Per te, Chicco? Anche per me è la stessa cosa. Ecco, tra l'altro vi divertite anche durante le settimane con i go-kart, andate a divertirvi con gli amici, quindi è proprio una passione che è quasi 365 giorni all'anno, non sono solo i 7-8 weekend di gare durante la stagione. Ma noi fortunatamente abbiamo diversi amici che sono appassionati al massimo, chi poi pratica anche vari sport, alcuni i nostri amici che fanno anche drifting, e quindi ci troviamo per fare la nostra cartata che poi finisce sempre quasi a botte perché di solito sono tutti scalmanati. C'è più competizione nelle gare. Perché poi alla fine non è tanto per andare a mangiare una pizza o un'insalata, ma è proprio la sana competitività che abbiamo tra di noi. Ho vinto io, ho vinto te. Certo. Chicco, ti stai già preparando al 2016 mentalmente? Mentalmente sì, anche fisicamente, cercando di arrivare al top per l'anno prossimo e cercare di vincere almeno qualche gara. Ecco, la gara più bella che ricordi quest'anno? La gara più bella sicuramente è stata Mugello in gara 3, perché è stata una gara molto difficile, molto combattuta. E alla fine in quella gara sono anche riuscito ad ottenere il primo punto dell'anno. Bene, tra l'altro ricordiamo che in Formula 4 sono ben 30 gli scatenati drivers ai nastri di partenza, quindi una competitività davvero altissima, ci sono i migliori team del panorama internazionale del motorsport, quindi ecco qui vorrei chiedere a Omar, è una grande palestra,
palestra che tu tra l'altro non hai fatto. Ah, io no, non vengo neanche dal mondo dei kart, perché comunque ho iniziato la veneranda età salendo in macchina. È una palestra molto competitiva, anche perché tutti i ragazzi sono agguerriti, sono tutti preparatissimi, vengono tutti da anni di kart, di esperienza. E lui si è comportato non bene, benissimo, ovvio, ci voleva qualche chilometro in più, però vedremo che l'anno prossimo sicuramente dirà la sua. Per un pilota adesso è vero che è finita la stagione agonistica, ma cosa c'è nel periodo invernale? Penso preparazione atletica, test? Beh, noi ci prepariamo tanto atleticamente, psicologicamente, abbiamo il simulatore, la fortuna di avere anche il simulatore, di provare un po' di cose e poi ci andiamo a divertire un po' con i kart, così almeno resta il sapore della guida. Però fino adesso addirittura il calendario inizierà a maggio e quindi abbiamo qualche mese che siamo in letargo praticamente. È lunga. Sentite, adesso vi faccio una domanda un po' particolare, ossia voglio chiedervi prima a Omar qual è la sportellata, e c'è un perché vi faccio questa domanda, qual è la sportellata più brutta che avete ricevuto in corsa e da chi, se volete anche dirlo? Ma io nella carriera K al Mugello nel 2012, se non erro, grazie al pilota Sidler che mi ha dato una macchinata a 250 all'ora, mi ha fatto esplodere la posteriore sinistra e incolpevolmente ho tagliato la metà in due la macchina a Vito Postiglione, che si giocava il campionato. Bene. Soltanto che Vito poi ha rivisto le immagini ed era molto più arrabbiato con quell'altro che con me. Ecco. Per te invece, Chicco? Per me invece è stata a Imola, nel primo round di Imola, alla variante alta, quando siamo arrivati in tre piloti, uno affiancati all'altro, e io purtroppo ero in mezzo, quindi è successo quello che è successo. Ecco, vi ho fatto questa domanda perché naturalmente è notizia di pochi giorni fa, avremo visto tutte le immagini, c'è stato un contatto tra Rossi e Marquez naturalmente nella MotoGP, e a tal proposito, dopo il nostro secondo break pubblicitario, vi vorrei chiedere a voi, visto che siete piloti, cosa ne pensate di questo incidente. Siete pronti? Pronti. Bene. Rimanete con noi voi ragazzi, amici di All Race TV, secondo break pubblicitario, poi torneremo in studio a parlarvi del duello Rossi Marquez. The surprise of a jewel, the transformation, they never cease to amaze you. Dall'omonima trasmissione televisiva Talenti da Corsa nasce una performante linea kart. Go Kart, per tutte le età, motorizzati Rotax. Da sempre leader nel mondo per affidabilità e bassi costi di gestione. Talenti da Corsa, il nuovo concept per essere protagonisti nel mondo del kart. Scopri tutta la gamma Talenti da Corsa sul sito www.talentidacorsa.it. Scegli il tuo modello e vieni a divertirti in pista. Possibilità di rateizzare il tuo acquisto. Regala o regalati pura adrenalina e diventa anche tu un talento da corsa. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Come anticipato prima del secondo break pubblicitario, ora si parlerà del duello Rossi-Marquez. E vogliamo sentire appunto dalla voce di Omar e Chicco Galbiati, essendo piloti, cosa ne pensano di questo contatto. Ma io ho rivisto la gara, a parte che l'ho vista live con Chicco, che lui è un grande appassionato di MotoGP.
ovvio, il contatto è un contatto frutto di qualche giro prima, perché se uno analizza bene la gara non è che è stato frutto di una cosa casuale. Secondo me, come la vedo io, Marquez ha cercato di farla un po' più sporca di quello che doveva essere. E se guardiamo le immagini quasi ci sembra che si sia buttato con la moto. Adesso io non voglio difendere Valentino, però era un po' un concorso di colpa di entrambi, però era una sportierata normale, niente di trascendentale. Questo è il giudizio di Omar. Chicco? Secondo me invece è soprattutto l'antisportività di Marquez che ha causato tutto il fatto, perché far passare Lorenzo come niente e poi fare il diavolo con Rossi non è stato sicuramente d'aiuto, anche psicologicamente. Neanche forse sportivo. Giusto. E poi sicuramente tutto questo contatto è stato frutto, come ha detto anche prima mio padre, di una serie di giri al limite. E alla fine, secondo me, Marquez, secondo me, ha simulato un po' per far pagare Rossi un po' di punti. Ecco, quindi sicuramente i Galbiati sono pro Rossi, abbastanza. Beh, no, sono pro sport, perché comunque adesso farlo partire ultimo, che si sta giocando il titolo, non è proprio fuori il massimo della competitività, però io avrei dato un'altra penalità. Bene, noi ora dobbiamo parlare di quello che c'è da adesso in poi per Omar e Chicco Galbiati. Ci è sembrato di capire che l'anno prossimo hai già dato pubblicamente, hai lanciato la sfida pubblicamente ai tuoi rivali nel GT italiano. Beh, l'idea è quella di tornare nel GT e di tornare da dove abbiamo finito praticamente. Adesso vedremo col team se riusciamo a trovare una quadra e essere competitivi già anche dalle prime gare. Chicco Formula 4? 2016. Sì, vorrei rifare volentieri il campionato Formula 4, anche perché è un campionato molto combattuto, e cercare di vincerlo. Tra l'altro hai acquisito tanta esperienza quest'anno, conosci le piste, conosci la vettura, quindi sicuramente a mio avviso ti toglierai davvero tante soddisfazioni. Sicuramente sarà molto più facile dell'anno scorso. Assolutamente. È stato un anno duro, come abbiamo sentito, un anno di lavoro, un anno di crescita. Ci sono dei ringraziamenti naturalmente d'obbligo che bisogna fare alla fine di una stagione. A chi vanno queste gratitudini, Omar? Ma innanzitutto mia moglie Marta, che cioè, da grande appassionata ci ha supportato per tutte queste gare o meno. Poi vabbè, il nostro main sponsor Gaga Milano che ci ha sempre supportato anche lui in maniera importante, tutto il team Antonelli, Marco Antonelli, tutti gli ingegneri, il mio compagno Cristian Passuti in primis e Ermanno Dionisio poi con la vettura Lamborghini. Speriamo di ripeterci ancora al top. Per te, Chicco? Per me soprattutto la mia famiglia, che mi ha dato l'opportunità di fare un campionato, Gaga Milano che mi ha supportato anche lui, e poi tutti i manager lo staff Antonelli. Ecco, tra l'altro ci hai nominato più volte Gaga, non l'abbiamo detto, naturalmente Gaga è produttore di orologi, e oggi Omar al polso hai una grande novità. Sì, ho un orologio che si chiama Cristallo, è un orologio un po' particolare, non so se si può vedere. È un investimento importante, specialmente per chi ama lo sport, perché è un orologio per gli sportivi. Bene, noi siamo davvero in chiusura. Per chiunque volesse contattarvi e seguire la prossima annata agonistica, come può fare? Ma o può seguirmi sul mio sito www.omargalbiati.com oppure su Facebook cliccando Omar Galbiati. Per te, Chicco? Per me solo per Facebook, cliccando Chicco Galbiati si può vedere tutte le mie news. Perfetto, la puntata è in chiusura, i nostri contatti li trovate su Facebook alla pagina facebook.com/gocarttv.orrace.tv o su naturalmente i nostri siti internet gocarttv.com e orrace.tv. Ok, è tutto, a settimana prossima. Io volevo davvero ringraziarvi, iniziando da Omar. Grazie a voi per l'occasione, buonasera a tutti, grazie Ricky. E Chicco? Grazie mille per questa opportunità, buonanotte. Alla settimana prossima, grazie. Questo programma è stato offerto da
On Race.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni.